questi che è per la mia bambola. Ah, per la bambola? Sì, secondo me. Sono anche le decorazioni. Insomma. Tanto abbigliamento a tema natalizio per i più piccoli. Questo è il Lego. Ma come l'hai preso? Sì, ti ricordi? Te l'ho comprato l'anno scorso. Altri giochini. Vedi se c'è qualcosa per Camilla. Lo xilofono. Barbie! Questi sono belli. Quando costa? Barbie 7,99, scritto lì, guarda sotto. C'è anche indovina chi? Dove? C'è anche Monopoli Junior e Jenga, ce l'hai tutte e due. Fate più là. Jenga pure ce l'hai. Non me l'ha preso più altro. La roba di legno, giochini in legno non c'è, ti sai qui. Te ne era uno. Ah, infatti. Non ci sono. Sono i giochini, però. Quelli in legno io non li vedo, sinceramente. Questa è come la mia, però ce n'è solo una verde. Ci sono un po' di elettrodomestici. Trapani. Allora, giochini in legno praticamente, ragazze, neanche l'ombra. Tre cose in croce, qui c'è sempre un macello, vabbè. E volevo vedere se c'era qualcosa di cioccolata di buono. Vediamo un po', panettoncini. Panettoncini. C'è qualcosa di buono, mamma? Vediamo. Questo! Babbo Natale. Sì, sì. Ah, Babbo Natale al cioccolato. Sì, prendiamo, dai. Prendiamo qua dietro, ma dietro. Ci sono anche questi, guarda che carini. Prendiamo. Questi sono carini. Limonese, questi sono sempre cioccolatini. Cioccolatini. Questi? Tira fuori uno, amore. Ah, cioccololli. Cosa sono? Un barretto di cioccolato. Biscottini. Vabbè, dai, andiamo a prendere il latte. Prendiamo le cose serie. Guarda, bello. Oh, questa che crema è? Crema Speculoos. Di... Aspetta, fammi lei. C'è scritto lì Speculoos. Crema Speculoos. Che cos'è? Franci, un biscotto tipo. Ah no, è col biscotto e non si capisce. Ragazzi, voi lo conoscete, eh? Boh. Questa? Ma tipo... La mandorla. Dopo. Allora, ragazzi, voglio farvi vedere le cosine che ho preso dal Lidl. Allora, prima di tutto ho preso questo che è super interessante perché sono 3, 6, 9, 12 bottigline d'acqua, quelle piccole dell'acqua Eva, e vengono solo 1,99€. Quindi fanno sempre comodo e le mettiamo qua. Poi Megan ha voluto prendere lui, questo Babbo Natale di cioccolata, che è venuto 99 centesimi, ma è enorme, è veramente veramente grande. Ha preso questi alla cassa, io non volevo i soldini di cioccolato, ma alla fine li ha presi. Dopo hai mangiato, che ti sei mangiata? No, hai preso il milkshake, perché a pranzo abbiamo fatto, oggi siamo andate, aspettate, vi racconto un attimo questa cosa. Oggi siamo andate dal dentista, io per la farecchia, e abemus data, ragazze, forse passerà, non sarà a dicembre. Io mi auguravo, insomma, di togliermelo a dicembre, ma non sarà a dicembre perché ho chiesto io di fare un'altra cosa, quindi dobbiamo aspettare un pochino in più. E poi Megan aveva la visita dal dentista e quindi siamo andati dal dentista, uscita prima da scuola, e poi mi ha chiesto il Burger King e gliel'ho concesso perché comunque è stata molto brava dal dentista. Batteria scarica, faccio velocissima. Ho preso questo pane con come si chiama, con le olive, però sono le olive nere, di solito prendo quello con le olive bianche. Megan, ti ha ripresa pure la ciambella. Ah, me l'hai ora. No, ti sei mangiata il milkshake? Assolutamente no. Poi ho preso il pane bianco, questo qua, vabbè, un pezzettino di pane. Poi ho preso l'oro, ragazze, che sono buonissime, veramente io ve le consiglio, peccato che non ho Lidl vicino, sono questi medaglioni di merluzzo, vengono veramente veramente buoni. L'oro non li avevo mai presi, questi chicchi di patate, tipo gnocchetti piccolini che io amo fare, di nonna mia. E poi vi consiglio sempre tortelli di patate, ora questi sono appunto di Lidl, Gran Ducato, pasta toscana, ma io mi, cioè, sono proprio buoni il tortello di patata, non so se l'avete mai mangiato, ma io ve lo straconsiglio. E poi, ragazze, vi devo far vedere una cioccolata che sto amando, è diventata veramente un'ossessione per me, è buonissima, e ora devo vedere bene perché l'avevo trovata in offerta, no?
chi la vende, perché la voglio. Aspettate che l'ho chiusa benissimo con 50 miliardi di mollette. È di Milka ed è questa Be Happy. Allora, però no, ve la devo far vedere com'è. Cioè, voi dovete vedere, è arachidi e caramello. Se si spegne la macchina fotografica ci sentiamo dopo, eh. È così. Cioè, è una cosa buonissima. Praticamente all'interno, appunto, ci sono gli arachidi, il caramello e fuori il cioccolato Milka. È buona, buona, buona. Guardate quanto grande è. Fino a qua l'ho mangiata tutta io. E stasera me la finisco di mangiare. È uno spettacolo. Voi la conoscevate, l'avete vista in giro dove la posso comprare, perché io l'ho presa in offerta. Quando, sapete, fanno... mettono dei prodotti solo per un certo periodo, probabilmente per testare il mercato. E l'avevo presa, appunto, mi pare, al Penny Market, se non erro. E... ora voglio assolutamente riprovarla, di conseguenza, no, riprovarla, comprarla, è buonissima. Io dovete sapere che sono un amante dello sneakers, ne ho mangiati tantissimi in passato. Una volta la Befana mi ha portato la calza solo tipo con 12 sneakers, non mi ricordo, perché ve lo portavo al liceo, lo amavo perdutamente. E lei me lo ricorda un sacco. Arachidi e caramello, uno spettacolo, buonissima. Amiche, buon pomeriggio. Allora, è un sabato pomeriggio e... piove da due giorni, piove. Noi oggi siamo rimasti in casa, abbiamo guardato un film, abbiamo pranzato abbastanza, sì, neanche tardissimo, devo dire, però siamo a casa, e anche perché con la pioggia che c'è anche parecchio vento, tra le altre cose, cioè c'è pioggia e vento che di solito... Comunque, visto che sono a casa, noi ci siamo viste in questo video qualche giorno fa, quando appunto vi ho portato da Lidl. Vi volevo far vedere delle cosine, diverse cose, non ce la faccio ad alzarlo, è pesantissimo, che ho comprato da Primark. Sono stata da Primark e ho preso un po' di cose, secondo me, carine. Delle cose carine, sia per la casa, sia natalizie, sì, c'è un po' di tutto, insomma. Fatemi vedere. Ok, e c'è anche una giacca molto molto bella, particolare, ho preso, e quindi ve la volevo far vedere, così appunto ci si fa compagnia. Voi immagino state facendo colazione adesso, perché posterò questo video domenica mattina, oppure forse state facendo merenda, o lo state guardando di sera. Magari scrivetemi nei commenti, sono curiosa di sapere in che momento della giornata state guardando questo video. Allora, iniziamo subito. La prima cosa che ho preso è lui, che è il calendario dell'avvento del Grinch. Non so se vi ricordate, forse ve l'avevo detto l'altra volta quando ero stata da Primark, non ce n'erano, ce n'era solo uno completamente aperto, e quindi non gliel'avevo presa mai. Questo qui ha 12 finestrelle e all'interno vengono delle cose di cartoleria, vedete? Ci sono tutte queste cosine, c'è le penne, la matita, il righello, insomma ci sono diverse cose, le pinzettine, il portachiavi. Megan adora il Grinch e quindi ho deciso di prenderglielo, e questo qui è venuto 7 euro. Poi, ok, lui, qualcosa di queste cosine probabilmente lo utilizzerò anche come regali di Natale, vi dico la verità, perché comunque cioè, ho preso diverse cose per lei, qualcosa lo impacchetterò. Ne approfitto che adesso lei è di là che gioca al computer con la cuginetta, quindi non può vedere queste cose, aspettate, e quindi io ne approfitto. Tra le altre cose, mi devo togliere sta maglia da addosso, che l'ho messa prima per pulire. Ho pulito un po' casa, ho pulito la scala, ho pulito su, insomma ho fatto un po' e mi sono messa questa super comoda per fare le pulizie, ma adesso non la sopporto perché ho tutto il collo da fuori. Comunque ho preso questo qui, questo art set, che l'avevo preso anche l'anno scorso, era diverso, era verde, e le era piaciuto tantissimo. Io ve lo vorrei aprire, ma è tutto chiuso. Comunque, praticamente, ragazze, per farvi capire, questo qui si toglie il coperchio e si apre tipo a piani, e dentro ci sono i pastelli a cera, dei piccoli pennarelli, gli acquerelli, ci sono diverse cose, è carino. Eccolo qua, l'altra volta l'avevo trovato, ma la confezione era completamente rotta e non l'avevo preso, quindi sono contenta di esserci tornata, perché pensavo di non tornarci più da Primark, vi dico la verità, avevo già fatto insomma la spesa della maggior parte delle cose, poi invece sono riandata. Poi ho preso questo, che in realtà Megan quando lo vedrà impazzirà, è per un giochino per gli animali, però nulla vieta insomma di essere semplicemente un peluche, anche perché non c'era, insomma probabilmente l'hanno messo proprio perché va bene sia come giochino per gli animali sia per i bambini, secondo me, che è lui, ed è proprio il peluche del Grinch, cioè troppo carino, è super morbido. Ah, suona! Ecco perché è per animali, non l'avevo capito io, vedete? Vabbè, fa nulla, cioè è un semplice peluche per quanto mi riguarda.
eccolo qua, molto carino. Poi aspettate che qua se no faccio guai. Allora, poi ho preso questa per Megan, che devo farla sparire perché voglio proprio che sia uno dei regali, ed è questa qui, che è la tazza di come si chiama lui, ragazzi, aiutatemi. Oh, come si chiama lui? No, mi sfugge il nome. Uno dei protagonisti di La Bella e la Bestia. Ed è proprio la tazza per fare colazione. Però in realtà dentro Cake in a Mug Chocolate Flower Cake Mix. Quindi dentro viene anche il mix per fare la torta nella tazza, praticamente. Quello ci interessa poco, ma io l'ho presa proprio perché, avendo l'apertura larga, serve. Megan la utilizza per inzuppare i biscotti, quindi va bene. Chicco, si chiama Chicco, vero? E questa qui è venuta a 10 euro, molto molto carina, però la devo nascondere così gliela do a Natale. Poi cosa ho preso? Ho trovato questo vassoio, che in realtà io già ho naturalmente, però che avevo preso da Ikea, nel senso già ho, perché un vassoio comunque, ora vedrete fatto come, all'Ikea costava molto di più. Poi quanto l'ho pagato? Sì, l'Ikea costava di più, ma vi dico che non è stato semplice trovarne uno che non fosse rovinato, perché comunque da Primark dovete cercare, ma purtroppo è colpa delle persone. Io non capisco, per esempio, le cose natalizie, ragazze, avete visto il calendario dell'avvento del Grinch, ma c'erano anche dei calendari dell'avvento della Disney completamente aperti. Cioè, io non capisco perché le persone, che piacere trovino nell'andare lì a rompere un calendario dell'avvento, a distruggerlo, cioè non ha senso. E anche questi erano un po' rovinati. Comunque ho preso questo vassoio. Lì vedete la zucca, perché prima Megan stava mangiando una caramellina. Comunque, il vassoio, appunto, questo qui in oro. E ne ho presi due. Però, come vi dicevo, scusate che faccio la luce, ragazza, non so come mettermi. Mi sono dovuta accontentare perché c'è qualche graffio qui e lì, insomma. Ah no, qua è proprio rotto completamente. Ma io questo non l'avevo visto. Ah, questo è proprio segnato. Mamma mia. No, questo è proprio rovinatissimo. Guardate qua, ragazze, vi faccio vedere. Non so se si vede. Comunque è tutto rotto. No, mi sa che non so se si vede. Questo è tutto rovinato, che peccato. Vabbè, quest'altro si è salvato. Vediamo un attimino. Quindi ho preso questi due vassoi, che nel periodo natalizio poi secondo me sono super comodi. Oltre a poterci fare degli styling, li potete utilizzare proprio nel periodo natalizio. Poi ho preso, e gliene ho presi due, perché ormai avete avuto modo di conoscere Megan, avete visto quanto alta è, e lei, come vi dicevo, i pantaloni troppo larghi tipo tuta non li preferisce più, preferisce insomma quelli un po' più aderenti tipo leggings, però li vuole caldi. E quindi guardate questo, con il pile dentro, sono morbidissimi. Ho trovato questo che secondo me è super carino, perché è sì grigio, ma ha tutta la riga rosa con i glitter argento sul lato. Volete sapere il filo che ha fatto? Ne ha presi due uguali. Che devo fare? Lava e sciacqua, ragazza, almeno se li mette, sono carini. Questi qua li ho pagati 8 euro l'uno, l'unica cosa è che è 164 centimetri, avrei preferito il 166, ma aspettate, mi sa che l'avevo trovato il 166, sì, l'ho misurato per vedere la lunghezza della gamba ed erano identici di lunghezza della gamba, però semplicemente il 166 era più largo in vita, cosa che a me non serve. Perché questo qui, 164, è un 13-14 anni. Il 166 mi sa che è 14-15 anni. Megan non ha né 13 anni, né 14, né 15, né 16. Quindi la vita va bene questa qui, leggermente larga, ma va bene. La gamba era identica, era semplicemente più larga, quindi ne ho presi due. Anzi, ora li mettiamo subito a lavare, così poi lunedì li faccio mettere. Poi ho preso l'oro, guardate che belle sono. Cioè, sono impazzita, ne ho preso una per me e una per lei. Sono queste penne con la stellina, vedete che belle, tutte dorate con la stellina in cima, troppo belline, si aprono così, belle, mi piacciono un sacco. E poi ho preso lei, questa giacchina favolosa in bucle, mi piace veramente tanto. Ora da sopra questa maglia che ho utilizzato per fare i lavori in casa, i servizi, insomma, non è il massimo. Comunque ve la faccio vedere, indossata. Allora, è fatta in questo modo qui, ragazze, praticamente è, aspettate, è di questo fucsia, è proprio un rosa schiapparelli, e la particolarità è che è corta, cioè vedete dove arriva? È corta, arriva sopra l'ombelico,
mi piace molto il fatto che abbia i bottoni gioiello, tipo perle. Vedete che bella è? Mi piace molto. Ho provato in negozio sia la 40 che la 42, mi sa. Sì, questa è la 42. Alla fine ho preso la 42 perché la 40 era effettivamente stretta di spalle. Questa qui è venuta 30 euro, che non è poco per gli standard di Primark, però la lavorazione è, vedete, è appunto in boucle, cioè è fatta molto 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 bene, e quindi l'ho presa. L'unica cosa che stava qua dentro è stata un pochino rovinata. Questa sta bene anche semplicemente con un paio di jeans e una camicia e vi fa subito il look, bellissima. Mettiamola qua così dopo la porto su. E poi ragazze basta, credo. Sì, io credo che non ci sia nient'altro. Adesso mi piacerebbe fare un dolce con Megan, vi dico, anche se in realtà lei al telefono con la cugina a giocare a computer sarà difficilissimo farla staccare da lì. A me piacerebbe pubblicarvi questo video domani, domani mattina, quindi quasi quasi mi metto all'editing. Vi voglio ricordare che fino a domani, lunedì, trovate la nuova collezione, sia la linea Megan che la linea Gentleman di Gabri, che le nuove borse Philomena Amore scontate, e inoltre acquistate due borse di qualsiasi categoria riceverete in omaggio il calendario dell'avvento. Sono quasi finiti, ragazze. E poi un'altra cosa importante: non so se avete seguito il video precedente fino all'ultimo, vi ho fatto un altro piccolo regalo per il Black Friday, andando a scontarvi i prezzi degli ultimi pezzi che sono rimasti del villaggio di Natale. Sono rimaste pochissime cose, ma vi ho fatto uno sconto, anche quello valido fino a lunedì. Quindi andate a dare un'occhiata su filomenamore.com se vi va, così potete abbinare qualche cosa di natalizio con le borse. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi auguro una buona giornata ragazze, rilassatevi, state serene con i vostri cari, non pensate a nessuno. Un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!